Fratelli carissimi, anche noi oggi possiamo comprendere che Gesù parla a noi del precursore, di colui il quale nella deisis, in questa iconografia della tradizione orientale, si trova dalla parte destra dell'icona a indicare il Signore nostro Gesù Cristo, spesso anche le stesse porte dell'iconostasi, quella che separa, dove è l'altare, dove si consuma il sacrificio eucaristico e l'assemblea dei fedeli. La Vergine Maria e Giovanni Battista sono uniti, sono le figure fondamentali per la tradizione orientale. La Vergine Maria e Giovanni Battista sono legati indissolubilmente, si mostrano, si indicano a vicenda. Non c'è chiesa, non c'è utero, non c'è seno benedetto senza pastori e catechisti, cioè quelli che ti conducono, quelli che ti indicano Gesù Cristo, quelli che ti predicano, ti annunciano la parola. E non c'è legame con la Chiesa, non c'è legame con questo utero, senza il cordone ombelicale che si chiama obbedienza. Obbedienza ai pastori, obbedienza ai catechisti, obbedienza a chi ci conduce. Non ci sono cristiani battitori liberi, non ci sono monadi, non ci sono isole. Non esiste cristiano senza Chiesa. E la figura di Giovanni Battista lo indica chiaramente, perché lui è l'Elia che deve tornare. Elia è una figura fantastica, meravigliosa, importantissima, che tra le altre cose ci parla della comunità. Elia e la trasfigurazione. Giacomo, Giovanni e Pietro erano saliti sul monte con Gesù, avevano visto Gesù trasfigurato, accanto a lui Mosè ed Elia. Elia è una figura importantissima per Israele, ancora oggi ci sono delle preghiere meravigliose nel sabato. Introducendo il sabato, gli ebrei pregano e implorano a Dio di mandare Elia nelle situazioni esistenziali più rutinarie, più normali, perché sia lui a preparare il cuore, perché sia lui ad aprire il cammino, perché sia lui ad annunciare, a consolare, a curare, a preparare l'incontro con Dio. Elia dunque ha una esperienza singolare di Dio. Arrivato all'Horeb, Elia entra in una grotta e dice la scrittura: ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come la udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: che cosa fai qui, Elia? In ebraico dice che Dio si è manifestato ad Elia nel silenzio della voce, kol demanachah, entrare in sé, ascoltare la voce del silenzio. C'è un cammino di conversione, fratelli, che ci aspetta, un cammino nel deserto, un cammino che ci conduce alla montagna dove Gesù si trasfigura, dove la carne che ha preso dalla Vergine Maria, la carne fatta bambino, che ha visto la luce nella festa del Natale che celebreremo tra poco, la carne è destinata alla trasfigurazione, come la nostra, adesso a rivestire la gloria di Dio. La carne di Gesù era il ponte, era il tempio, il luogo dove il cielo e la terra si toccano, il luogo della riconciliazione, il luogo della ricomposizione dei conflitti. Per questo dice che Elia viene per volgere il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, per riconciliare, per fare ordine. Il Talmud è un amico e un compagno di quelli che non hanno amici, non hanno conforto, non hanno speranza. Anzi, addirittura Israele crede, sapeva, credeva che Elia arrivasse nascosto sulla terra. La tradizione ebraica vuole che Elia, trasportato in cielo su un carro di fuoco, non avesse gustato la morte, segno della immortalità, un caposaldo della fede nella risurrezione e nella vita eterna per Israele, Elia. Allora, Elia torna spesso sulla terra per soccorrere i poveri, i vagabondi, gli ultimi della terra. È molto importante, per esempio, che quando Gesù grida in croce, Eli, lema sabachthani, e non si capisce, perché quelli che sono vicini alla croce dicono: zitti, guardate, chiama Elia, vediamo se Elia verrà ad accoglierlo, sia proprio perché era vicino ai moribondi, sia perché era per i poveri, e perché era proprio colui che è, nella tradizione ebraica, anche attuale, contemporanea, in una tradizione interrotta, vedi in Elia anche colui che accoglie i moribondi. Lui che è passato dalla terra al cielo su un carro di fuoco, come se li facesse salire su questo carro di fuoco a loro volta e li portasse nel seno di Abramo. Questo ancora nel Talmud. Elia è una certezza per il cinico, anche definito come una luce, come un calore per il vagabondo, addirittura sogno per il sognatore. Le sue visite, le rivelazioni, come anche tutti i suoi miracoli, però devono essere meritati. È un angelo ed è un protettore di Israele, che ha un potere, quasi un dominio, sullo spazio, sul tempo,
proprio perché ha varcato questa soglia, i limiti dello spazio e del tempo, lui è più o meno dappertutto, nello stesso momento. Sappiamo tutti i miracoli che ha fatto Elia, ed è anche uno che, proprio per questo suo contatto intimo con il Signore, questo suo incontro specialissimo con il Signore, nel mormorio di questo vento leggero, è anche invocato dai mistici e anche da quelli che studiano. Per esempio, quando due tesi rabbiniche sono in contraddizione, è Elia che deve far superare la contraddizione, il punto di non ritorno della discussione. Vedete che questo ritorna, questa riconciliazione, questa conciliazione, questa soluzione dei problemi. Ricondurre il cuore dei padri ai suoi figli, così come ricondurre i problemi alla soluzione, allo svelamento del segreto che si cerca ragionando. Il segreto, la soluzione, la verità. Quando tornerà, risolverà tutti i conflitti e anche tutte le tensioni. Addirittura è un intermediario fra l'uomo e se stesso. Una volta all'anno visita le case degli ebrei durante il seder di Pasqua della coppa di Elia ed è presente a tutte le circoncisioni. Interessantissimo, c'è la sedia di Elia per accogliere ogni ebreo che entra a far parte del popolo. Sappiamo come la circoncisione sia il patto di alleanza fra il Signore e il suo popolo. C'è per lui proprio uno speciale seggio o trono, chiamato appunto, come dicevo prima, la sedia di Elia. Durante la cerimonia della circoncisione, identificato con il cosiddetto angelo del patto, che troviamo nel capitolo 3 del profeta Osea, il circoncisore, prima di procedere alla circoncisione, prende il neonato tra le braccia, dalle mani del genitore, e lo depone sul seggio di Elia, e fa questa preghiera. Questo è il trono del profeta Elia, sia ricordato in bene. Alla tua salvezza io ho sperato, Signore, ho sperato alla tua salvezza e ho adempiuto i tuoi precetti. O profeta Elia, angelo del patto, ecco ciò che ti appartiene davanti a te. Resta alla mia destra e sostienimi. Alla tua salvezza ho sperato, Signore. Felice io sono per i detti della tua bocca. Grande pace a coloro che amano la tua legge, essi non avranno inciampo. Beato colui che sceglie, si avvicina e abita i tuoi tabernacoli. Ci sazieremo del bene della tua casa, della santità, della tua residenza. Allora Elia presiede, protegge, aiuta nel momento della circoncisione, un momento fondamentale, un pochino come il battesimo, no? Per noi. Questo bambino sarà ebreo. È ebreo, entra nell'alleanza, entra nella comunità e con la comunità camminerà, assolvendo la missione, compiendo la missione affidata da Dio al suo popolo. Elia è lì a proteggere questo momento fondamentale. Elia anche un po' come un testimone. Aiuta il circoncisore, ma è anche testimone di questo fatto fondamentale. Ed è testimone, in effetti, di tutta la storia del popolo ebraico. È anche un pochino come la memoria di questo popolo. Elia, nei testi ebraici, appare sempre come colui che si fa vicino a chi è nel bisogno. E non c'è differenza di stato sociale. Martin Buber ha scritto un'opera teatrale su Elia. E in questa opera c'è un dialogo meraviglioso tra Dio e il profeta. Dio chiama Elia. Elia si copre il volto col mantello, come nel racconto biblico, si getta a terra, parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. E la voce dice, di Dio dice, è giunta l'ora. Elia, eccomi, tu non morrai, nei miei ceri tu entrerai vivo. Signore, 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 abbi misericordia di me, la mia misericordia. Dunque, la mia misericordia ci cinge. Quindi, Signore, con i beati nella gloria sono destinato a dimorare. Ma io non posso dimenticare, no, mai, di quanti restano qui a patire. Corsiere pronto e alacre, io ti ho servito tutti i giorni della vita. Fa che io resti colui che per te corre. Fa che la terra percorra al tuo servizio, come un tuo messaggero. Sia fatta la tua volontà, Elia, figlio mio. Mio messaggero, corri, corri per tutta la terra. Soccorri l'umanità nel suo travaglio. Sulle tue ginocchia reggi ogni figlio di Israele, che nel mio patto, attraverso la circoncisione, viene ammesso. E ciò che per lui apprendi, sappi ripetere al suo orecchio. Al punto estremo del dolore, a colui che soffre, fatti incontro, rivelagli il mistero del mio essergli accanto. Al sorgere dell'alba del mio giorno, poi, riappacifica i figli con i padri. Ah, Signore, è esausta la mia forza. Coraggio, coraggio, Elia, su di me prendo la tua debolezza, e la mia forza io ti rendo in cambio. Corri, messaggero mio, va, corri. Vedete come nella coscienza del popolo ebreo Elia fosse una presenza, un testimone, un messaggero che prepari, che accompagni, che apra il cammino alla consolazione, apri il cammino alla riconciliazione, apri il cammino alla semplificazione. È importante Elia. E Gesù identifica Elia con Giovanni Battista. E succede che tutti, dice, faranno di lui quello che hanno già fatto. Hanno fatto di lui quello che hanno fatto con tutti i profeti. Come succede a noi che rifiutiamo Elia mille volte al giorno, come noi che non possiamo, fratelli, accettare
questo messaggero che viene a noi, come diceva proprio Buber, per trasmetterci quello che lui stesso ha appreso. E che cosa ha appreso? Cosa ha appreso in questo incontro? Nel profondo della sua sfiducia, nel profondo della sua crisi, Elia ha conosciuto Dio non in eventi prodigiosi, non nel terremoto, non nel vento gagliardo, se non silenzio della voce, che significa propriamente, attenzione, stritolare, ridurre in polvere, che è lo stesso verbo che viene usato per la manna stritolata per essere impastata, oppure per le fighe svuotate. Si tratta della voce di un silenzio svuotato, di un silenzio che non è un silenzio fisico, nemmeno un silenzio che in qualche modo noi possiamo con le nostre forze cercare, no? È un silenzio totale che fa risuonare in noi il silenzio del deserto, perché è nel deserto che appare Giovanni Battista. Ecco il punto fondamentale che unisce Elia a Giovanni Battista. Ovviamente la predicazione, voce di uno che grida nel deserto, nel silenzio, la voce del silenzio, la voce di Dio che parla nel silenzio della storia, dove nessuno più ha parole. E questa è la voce che può preparare l'avvento del Signore. Dice Agostino che Giovanni è la voce, ma Gesù è la parola. Ecco, e questo è il significato più profondo di questa parola, la voce che ha udito Elia. Al colmo della sua sfiducia, al colmo della sua tristezza, al colmo della sua angoscia, dopo aver percorso 40 giorni e 40 notti nel deserto, sul monte che poi avrebbe visto la trasfigurazione di Gesù Cristo. Vedete, tutti questi elementi che abbiamo messo insieme, i poveri, gli sfiduciati, lui che ha fatto questa esperienza viene oggi a visitarci, nella persona di Giovanni Battista, che si incarna nella parola che possiamo ascoltare al colmo della nostra sofferenza, al colmo della nostra sfiducia, della nostra frustrazione, al colmo della verità su noi stessi. Dicevo prima, rientra in te stesso. La stessa esperienza del figlio prodigo. Ecco il punto d'approdo. Il figlio prodigo al colmo della sua discesa. Ogni valle sia colmata e ogni monte sia abbassato. Cioè, faccia verità, verità. Ti ritorni alla verità, perché la riconciliazione dei padri verso i figli è nella verità. E che c'è nella verità? Che c'è nel deserto? Che c'è nel deserto del mio cuore? Cosa trovo io? Fuori da tutti gli inganni, fuori da tutte le alienazioni, tutte le litigate che facciamo costantemente, litighiamo. Padri, figli. Padri contro figli, figli contro padri, generazione contro generazione, che è un po' un paradigma di tutte le relazioni difficili, tutte le relazioni complicate che abbiamo, sono le relazioni basiche, no? Chi ha tagliato con il padre, questa società che ha tagliato con il padre, seguendo Freud e cattivi maestri, incapaci di ascoltare la voce del silenzio, cioè la voce della verità, non la ascoltano i padri perché sono pieni di se stessi, non ascoltano i figli perché anch'essi sono pieni di se stessi, è la storia che ci conduce, ci porta, ci fa scendere a poco nella verità. Il deserto è la verità, il silenzio, questo silenzio svuotato di tutte le menzogne è la verità. E che cosa c'è? Che cosa c'è? Cosa appare? Il peccato. Il peccato ci ha originato al male. Le ferite del peccato originale. È lì che arriva la voce del profeta, la voce del Battista. È lì che arriva oggi la voce della Chiesa, che arriva oggi la buona notizia, la parola dentro la voce. Cristo, fatto carne, perché la tua carne, la mia carne, la carne di tuo figlio, possa riconciliarsi con la tua soltanto attraverso la carne di Cristo, attraverso questa trasfigurazione nel silenzio, nella precarietà, nella debolezza autentica. Un padre è padre quando è seduto accanto alla debolezza del figlio, partecipe della stessa debolezza. E un figlio scoprirà di essere figlio, si riconcilierà profondamente con suo padre quando? Quando scoprirà di non essere migliore di lui, quando scoprirà di essere nello stesso identico deserto. È lì che si educa, cioè si fa uscire, secondo l'etimologia della parola educare, è lì, nella propria realtà, ci si può incontrare padri con i figli. E un figlio che ha incontrato suo padre incontra Dio. Un figlio che ha incontrato suo padre incontra la sua fidanzata, incontra sua moglie, incontra i suoi fratelli. Tutto questo è opera della predicazione, che ha bisogno del silenzio, dello svuotamento, la kenosis, la stessa che ha fatto Gesù Cristo, per poter deporre la parola, la salvezza, la parola che ricrea, la parola che salva, in tutti coloro che possono rientrare in se stessi. Gesù è già lì che li aspetta, Gesù si è già svuotato. Svuotarci, entrare nella verità, accettiamo tutto quello che ci svuota e ci prepara, svuotandoci all'ascolto della parola, ad accogliere la parola che si fa carne in questo Natale che andiamo a celebrare e che si fa carne in tutti i giorni della nostra vita. Natale fa cortocircuito con la Pasqua, fratelli, perché Elia è lì che ci aspetta. Il profeta è colui che è inviato a noi costantemente, oggi, in ogni momento, in ogni circostanza, per farci entrare nel popolo, per presiedere alla vera circoncisione che è quella del cuore. Per questo
possiamo lì circoncidere il nostro cuore, spezzettarlo, come dice la parola, frantumarlo per diventare anche noi la manna da offrire agli altri, frantumare un cuore contrito, un cuore umiliato, un cuore capace di ascoltare la parola che lo salva, per poterci riconciliare, perché Elia, che è inviato a noi, rimette a posto tutte le cose. Appare la parola che riempie il silenzio quando tu non hai per amare, quando tu non hai da rispondere, quando tu non hai per offrire la tua vita. Ben lì arriva la parola che trasforma completamente, trasfigura tutto. Perché? Perché questo si compie nella Chiesa, gratuitamente nel seno della Vergine Maria. Noi possiamo veramente sperimentare con Cristo questo ordine nuovo, che è l'ordine della misericordia, che è l'ordine dell'amore, che appare laddove il peccato è schiacciato. Bene, tutto questo è l'ordine della creazione che appare nell'incarnazione e l'accoglienza umile di chi è stato umiliato, tu ed io.